Buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro Caffenio, uno spazio di discussione, di indagine, di libera condivisione della conoscenza. Oggi sono particolarmente felice di ospitare nel nostro Caffenio un caro amico, Tommaso Lisa, al quale do subito il benvenuto e che ringrazio per aver accettato il nostro Buonasera. invito. Dottore di ricerca in lettere, in letteratura contemporanea. Si è occupato di autori piuttosto recenti, ricordo con una certa nostalgia il suo quaderno di appunti, era una miniera di informazioni aggiornatissime sui poeti più recenti, sui poeti viventi, insomma, dei primi anni 2000. Si scherzava sul fatto che forse ci fossero informazioni anche su poeti ancora non nati nel suo mitico quaderno. Tommaso Lisa è un intellettuale molto versatile perché, oltre ad aver prodotto degli studi, diciamo pure importanti, su autori come Edoardo Sanguinetti e Valerio Magrelli, è un appassionato entomologo. E nel dominio dell'entomologia, cioè studio degli insetti, ha prodotto delle pubblicazioni importanti e recentemente con l'editore Exorma ha pubblicato tra il 21 e appunto il 23 una trilogia di testi, diciamo così, di carattere entomologico, ma poi di fatto sono dei testi letterari, che sono davvero, affascinanti. I titoli già sono piuttosto evocativi: Memorie dal sottobosco, il primo del 2021, Insetti delle tenebre, secondo del 2022, e l'ultimo di quest'anno, Il Carabo di Napoleone. Diciamo pure che il titolo del primo di questi tre volumi, di cui magari ci occuperemo più direttamente oggi, è un titolo che già ci introduce nel discorso entomologico-letterario di Tommaso Lisa, perché sono libri che ci parlano del sottobosco, ecco, ci portano, ci conducono nel sottobosco che già a livello dell'allusione letteraria ci fa echeggiare. Titolo di una celebre opera di Dostoevskij, Le Memorie dal sottosuolo. E diciamo pure che il sottobosco nel quale Tommaso Lisa ci conduce è un sottobosco, anzitutto, direi evidentemente letterario, ma più in profondità, probabilmente, comprendiamo presto, addentrandoci nella lettura dei libri di Tommaso Lisa, che si tratta in realtà di un sottobosco molto umano, forse molto più umano di quanto non sembri sulle prime. Diciamo pure che gli insetti popolano la nostra esistenza, la popolano in maniera molto più sistematica e diffusa di quanto generalmente si sia disposti o si sia capaci forse di pensare. Gli insetti sono vissuti spesso con indifferenza, talvolta con fastidio, anzi, molto spesso con fastidio e persino con paura. Non è un caso che la maggior parte delle fobie si esercita proprio in relazione a questi animali, agli insetti. D'altro canto, gli insetti sono guardati talvolta con favore, no? In un senso spesso prettamente utilitaristico. Si pensi, per esempio, al dominio dell'agricoltura biodinamica, no? In cui un certo tipo di insetti sono utilizzati con chiara funzione difensiva delle piante dai parassiti. Addirittura recentemente si è provato a lanciare l'idea per cui un certo tipo di insetti possano costituire una fonte di cibo, quindi una risorsa alimentare, addirittura capace di risolvere numerosi problemi legati appunto alla distribuzione delle risorse alimentari nel mondo. Qui però è con Tommaso che appunto si occupa di entomologia, quindi si occupa di un'osservazione degli insetti che è avvertita e sistematica, vorremmo anzitutto capire che tipo di interesse è quello che l'entomologo prova nei confronti degli insetti, cioè qual è lo sguardo che l'entomologo ha verso questi animali, perché diciamo pure che l'impressione è che ci sia anzitutto una fascinazione estetica, penso che questo sia innegabile, ma chissà, più in profondità. In genere, in queste ansie di classificazione sistematica, si intravede forse la volontà di
sistemare o sistematizzare l'universo in qualche modo, no? Si tratta solo di scegliere da quale punto di partenza avviare il lavoro. Sì, l'entomologia si dice abbia come padre Aristotele, che appunto definendo gli insetti entomata, cioè costituiti di parti, di segmenti, ha dato poi le basi per il metodo in seguito scientifico che si basa sul sezionamento dell'organismo in parti per poi cercare, riunendo tramite l'osservazione la descrizione dei singoli elementi per ottenere una visione di insieme. Sappiamo che ciò non è possibile, l'organismo è superiore alla somma delle parti, però indubbiamente fino all'Ottocento e anche con il Novecento tutta l'osservazione dell'insetto è passata prevalentemente attraverso l'osservazione dei caratteri morfologici e alla classificazione tassonomica secondo le regole date da Linneo, cioè la classificazione binomiale con il primo nome che identifica il genere, il secondo la specie. In questo modo l'entomologia, soprattutto a fine 800, inizio 900, in un milieu borghese, serviva come strumento di educazione per i giovani, come forma di collezione. Cioè ci si avvicinava al mondo naturale per prelevare l'insetto, sezionarlo, notarne le sue caratteristiche, estetiche e collezionarlo, osservandolo nel dettaglio con la lente di ingrandimento o il microscopio. Certamente gli insetti possono o impaurire e quindi darci una sensazione di repulsione per certi aspetti estetici collegati a forme acuminate, appuntite o poco gradevoli, oppure possono affascinarci e colpirci positivamente per certi colori sgargianti o certe immagini e certe forme come le hanno le farfalle, i lepidotteri, quindi e molti scarabei, come basti pensare al moscondoro, alla cetonia verde, di quel bel verde metallizzato. In genere rimaniamo quindi colpiti o per colori molto sgargianti, che quindi si dice in termine tecnico aposematici, cioè che gli insetti usano per spaventare i possibili predatori e allontanarli, suscitando uno spavento, mostrando improvvisamente un colore particolarmente evidente come il rosso o il giallo, che vengono recepiti poi dal possibile predatore come marcatori di pericolo e che identificano spesso specie o velenose o di poco appetibili, oppure l'insetto usa la propria forma, il proprio colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante e quindi passare inosservato, e quindi a noi veniamo colpiti dalla capacità degli insetti di assumere forme di foglie, di stecchi o colori che si confondono con l'ambiente. Tutto ciò causa meraviglia e stupore e quindi molto spesso anche ammirazione e desiderio di o possederli o approfondirne le caratteristiche di esseri viventi. Si crea in qualche modo una sorta di relazione con questi esseri viventi, anche paradossalmente quando viventi non sono più, perché poi una delle attività dell'entomologo è anche la conservazione, la repertoriazione, la collezione anche, no, di insetti.
Indubbiamente anche nel mio caso ha avuto origine in questo modo, quindi con un atto predatorio, diciamo, di estrapolare l'insetto dal suo ecosistema per portarlo nel laboratorio e isolarlo nella teca, quindi in una cornice dietro lo schermo di vetro della lente o del microscopio, per dargli un nome e sistemarlo in una tassonomia, in un ordine tassonomico prestabilito secondo appunto delle gerarchie evolutive. Questo però è soltanto un aspetto dell'entomologia, quello più otto-novecentesco, quello più tradizionale, che è indispensabile, certo, per determinare le specie e saperle riconoscere. Ma negli ultimi 100 anni, e soprattutto in questo nuovo millennio, si è giustamente scoperta l'importanza, appunto, delle relazioni degli insetti con l'ambiente e anche delle relazioni con chi li osserva, motivo per cui non è più possibile, si vede che non è proprio possibile comprendere la vita dell'insetto e l'evoluzione delle sue forme se non lo si rapporta alle relazioni che ha con le altre specie viventi, con gli altri insetti e soprattutto nei confronti dell'uomo stesso che lo studia. È un paradosso, ma fino a un certo punto il fatto che si descrivano continuamente nuove specie di insetti, ma che contestualmente alla descrizione di nuove specie si registri l'estinzione di molte di queste, perché inevitabilmente il perturbare l'ambiente nel quale vivono e andare a ricercarle e a prelevarle dal loro sistema, dal loro tessuto di relazioni, ne può portare, se non la distinzione, almeno la drastica riduzione. Senti Tommaso, dai tuoi libri, io direi che emerge in maniera abbastanza chiara il fatto che l'indagine entomologica, alla fine dei conti, ha delle radici piuttosto profonde, che non sono solo entomologiche, no? Ma come tu stesso peraltro scrivi nel primo capitolo delle Memorie dal sottobosco, sono di carattere anche etologico, antropologico e addirittura ti spinge a dire psicologico. Effettivamente ci sono passaggi nei tuoi libri da cui risulta che, ecco, il senso della ricerca sugli insetti è quello di rendere possibile in qualche modo una ricerca di sé. Ad esempio, quando, cito dalle Memorie del sottobosco, arrivi a dire che è evidente che la pulsione verso questo insetto, parli di un insetto particolare, il Diaperis, di cui ti occupi in questo volume, nasce da una mancanza. Ecco. Anzi, in definitiva, l'oggetto della mancanza non è l'oggetto di studio, il Diaperis appunto, bensì il metodo scientifico che al contempo lo distanzia e me lo fa desiderare. E poi altrove, cito da un altro capitolo, sempre dello stesso libro, scrivi che infine il Diaperis abita nel mio corpo, nella carne fatta albero, nel tronco del torace, fino nelle midolla, nel cuore. Ecco, qui chi conosce un po' di letteratura novecentesca sente echeggiare certe liriche di Alcione, di D'Annunzio, no? Questa tensione panica, metamorfica, nel silenzio del sottobosco. Tra l'altro è una prosa che a tratti acquisisce degli slanci di un lirismo davvero, davvero straordinari, quindi è una prosa gradevolissima per il suo equilibrio e per la sua letterarietà, ecco, questo voglio ancora sottolinearlo. Quindi lo studio degli insetti consente in qualche modo di procedere a un'osservazione, a uno studio di se stessi? Allora, tutto parte, come ho detto in apertura, da avere uno sguardo sulla realtà, sui dettagli della realtà, delle altre forme viventi. Quindi
ciò che perturba spesso dell'insetto, il non entomologo, è la radicale alterità e incomunicabilità di questo mondo, tanto che il prossimo libro che sto scrivendo sui tarli, il tarlo è un anagramma di altro, e quindi ciò che accomuna l'entomologo all'artista, allo scrittore, è la ricerca nel dettaglio o della parola. Che calza più in modo più penetrante l'oggetto di osservazione, quindi la ricerca di una precisione, di un'esattezza nell'espressione. E ciò che ho cercato di fare io nel primo libro, come nei successivi, è quella di far collidere e mettere a confronto prosa entomologica, prosa scientifica, quindi le descrizioni entomologiche degli insetti tratte dai manuali, con anche citazioni di poesie, di poeti e di scrittori. Quindi è un libro fatto in parte di citazioni, di una trama di rimandi letterari. Sì, direi che questo è abbastanza evidente anche nel modo che tu hai di affrontare, di strutturare il discorso nel tuo libro. Senti, Tommaso, è una cosa che in realtà è già emersa dalla nostra discussione, ma direi che c'è un altro aspetto interessante che emerge, secondo me, in maniera anche piuttosto chiara dalla lettura dei tuoi libri, e che è questa. Il complesso di pratiche legate all'entomologia, quindi la raccolta, la conservazione, la classificazione degli insetti, finisce in qualche modo per configurarsi come l'avvio di una sorta di mappatura del mondo, no? Una mappatura che alla fine rivela la propria irrealizzabilità, in qualche modo. Tu stesso ora accennavi che lo studio degli insetti in realtà mette l'indagatore davanti all'assoluta alterità, no? Il grande altro. C'è un capitolo delle Memorie dal sottobosco che si intitola proprio così, Il grande altro. L'insetto, a partire dalla sua morfologia e qualsiasi aspetto in fondo della sua biologia, rivela la sua irriducibile diversità, la sua irriducibile alterità rispetto agli esseri umani. Se questa alterità in qualche modo può essere ridotta dallo studio, dall'indagine, quindi questo però vale per l'entomologo, non so se tu sia d'accordo. È una suggestione che in realtà mi è balenata in mente già da qualche tempo. Il fatto di proporre come soluzione percorribile in fatto di nutrizione, di alimentazione, quella di appunto nutrirsi di insetti, potrebbe essere un modo per ridurre, diciamo così, la distanza tra gli esseri umani e gli insetti, il fatto cioè di prevedere una situazione in cui l'insetto diventa fonte di cibo, no? Fonte di vita, no? Per l'essere umano. Può configurarsi in qualche misura come un modo per appunto colmare questa distanza tra noi e gli insetti. La necessità di nutrirsi di insetti deriva da una contingenza statistica proprio inevitabile. Non possiamo, con una popolazione mondiale in aumento e con delle richieste di standard giustamente nutritivi sempre più alti, sempre rivolgersi a proteine di origine animale, altrimenti non ci sono abbastanza risorse per produrre la carne bovina, suina dagli allevamenti, oltre al fatto etico più da approfondire, che poi colpisce le sensibilità soggettive del nutrirsi di altri mammiferi.
È una necessità data proprio da un'economia di risorse. Le proteine ricavate da farina di grilli o da altri insetti si possono ricavare da scarti, usando gli insetti con scarti di lavorazione vegetale e hanno un impatto infinitamente minore sul consumo di energie non rinnovabili e di ecosistemi. Quindi quella è una scelta non indirizzata da una necessità di sentire l'insetto più vicino, ma proprio da una necessità di sopravvivenza della specie umana in relazione agli ambienti in cui vive. Certo che per ottenere questo, per far sì che si cambi il paradigma diciamo alimentare, di abitudini e di anche rapporto con l'alterità dell'insetto, vedendolo anche come commestibile in una cultura come quella occidentale, nella quale anche quando nell'antichità gli insetti venivano mangiati, come si sa bene che gli antichi romani si nutrissero di larve di cerambice ingrassate con segatura imbevuta anche di vino. Oppure gli antichi greci in periodi di carestia, certo, ma si nutrissero di cicale. Ecco, però questi aspetti poi sono stati proprio rimossi dalla nostra cultura, ecco, per riavvicinarsi e pensarli come fonte di cibo, bisogna in un certo modo anche riposizionare il nostro rapporto con loro, senza vederli soltanto come vettori di malattie o di sporcizia, che non è assolutamente vero, a parte alcune specie, ma nei casi in cui sono strettamente antropizzate, gli insetti devono essere un po' riposizionati nel nostro immaginario. Chissà che questa nostra conversazione non possa servire anche per, non dico diffondere una passione come quella per l'entomologia, che chiaramente non si può propagandare in questo modo. Però direi che certamente la lettura dei libri di Tommaso Lisa è un modo molto piacevole e molto stimolante anche dal punto di vista intellettuale per entrare dentro un mondo che è il mondo degli insetti, il mondo del buio, il mondo della spigolosità di queste forme o della rotondità perfetta di queste forme che davvero ci mettono davanti a una alterità a quanto abbiamo appunto anche ribadito in questa nostra conversazione, ampiamente irriducibile da un punto di vista teorico, ma poi forse è vero che l'amore è una forma di conoscenza, quindi si ama ciò che si conosce in qualche modo, e quindi lo studio porta sicuramente a un avvicinamento anche nei confronti di esseri viventi così distanti da noi. Bene, io ringrazio Tommaso per la sua disponibilità. Invito tutti i nostri amici ad avvicinarsi al mondo degli insetti e al mondo di Tommaso Lisa, che è un mondo entomologico, ma è un mondo letterario e soprattutto un mondo in cui l'intelligenza vibra ad ogni pagina. Grazie di nuovo, Tommaso. Saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo podcast.